Mettere sotto vuoto per me un albero che è colui, cioè l'essere vivente per eccellenza che produce ossigeno, crea un paradosso, perché in qualche modo da una parte si allunga il tempo di conservazione dell'uomo, ma dall'altra parte si accorcia il tempo di conservazione dell'albero. Quindi per me mettere sotto vuoto dei bigliettini in sé, il foglio di carta per eccellenza, proviene da un albero. Quindi come l'uomo usa il bigliettino da visita per dare un'identità di se stesso, così io ho voluto mettere su carta l'identità dell'albero, in quanto il foglio di carta in sé è un albero. Quindi questo dialogo nel tempo non è soltanto un dialogo dell'albero che sta, ovviamente noi stessi distruggiamo e ci proviamo noi stessi quello che poi è la fonte della nostra vita, che è l'aria, ma è anche un dialogo del fatto che il nostro conservare, il nostro costruire ci porta sì ad avere un sviluppo del nostro ego umano, ma anche un ucciderci in automatico ogni giorno che passa. E in questa mostra ho fatto un progetto specifico che si chiama A, triangolo B, che è la teoria dell'insieme, vuol dire quello che c'è in due gruppi ma che non appartengono a tutti e due gruppi, quindi è quello un tipo metaforicamente l'idea in generale. Quindi ho fatto dei disegni, due disegni, ogni opera che si vede è fatta da due disegni, uno diciamo A e un altro B, che dopo si incrociano, e quindi con il materiale provo di farli relazionarsi fisicamente anche teoricamente, diciamo. Tutta la ricerca è un'indagine sul fare pittura, su quello che c'è a volte anche dietro il quadro stesso, quindi anche sui processi che precedono a volte il dipingere, proprio nel pronto senso della parola. E qui in mostra ci sono dei lavori che parlano anche di questo, c'è anche la scultura intesa come una sorta di oggetto pittorico, però quindi sono sempre cose legate alla pittura stessa. In questa mostra, che il titolo parentesi è una sorta di chiave di lettura, perché è come una pausa, in realtà è una fase di riflessione per il tempo della mia ricerca, ma per il tempo in generale, perché poi penso che ogni fase di studio, la pittura in particolare, abbia bisogno di bisogno di pause per potersi rinnovare continuamente. A me è sembrata una giornata positiva, cioè il riscontro, il feedback dei visitatori mi è sembrato positivo, c'è stata molta affluenza di gente, molto interesse per queste mostre, e per tutte le personali, dalla Marisol Malatesta allo spazio 19, alle due personali in qualche modo legate al premio Città di Treviglio, l'ultima edizione 2012, cioè Matteo Fato, che era uno dei vincitori del premio Città di Treviglio, quella di Daniela Peracchi, che ha allestito una personale, ha fatto anche una performance appunto in cui ha dato un po' forma a questo suo discorso, ecco, in ogni modo, un po' come tutti questi eventi che ho citato, legato al tema di Art Day di quest'anno, che è il dialogo nel tempo. E appunto volevo ringraziare tantissimo innanzitutto l'associazione Veblen di Bergamo, promotrice di queste giornate del contemporaneo a Bergamo e provincia, e poi naturalmente il comune di Treviglio, l'amministrazione, il sindaco, l'ufficio cultura, tutti i volontari del PAE che hanno appunto permesso anche l'apertura delle varie sedi fino a notte tarda, anche questa cosa che solitamente capita più per eventi di altro tipo, non molto spesso per l'arte, invece questa volta è stata possibile appunto anche una situazione del genere, diciamo un po' nuova per questo discorso.